latinoamericani, il Mobile World Congress, IFA e WWDC. Incominciamo da Samsung, mi scuso subito con voi, per voi, vabbè, dell'audio, perché non ho il microfono e la luce non è che sia top, non so sulla mia solita location, col monopile decente, vabbè, e anche la scrivania decente. Vabbè, incominciamo da Samsung, ha preso il Note Edge, come al solito vuole puntare in alto, ma secondo me con scarsi risultati. Il Note 4, che non presenta niente di nuovo, e boh, per me è indifferente, dovrò provarlo prima, però queste qui sono le mie opinioni a caldo. Galaxy Alpha, che non vedo l'ora di provare anche questo, sono molto curioso perché finalmente Samsung si è deciso di fare telefoni con un buon materiale, perché a parte un po' la potenza, io voglio avere anche dei materiali decenti. Infatti io sto ancora con questo proprio qua, andate a capire. Cioè, i soldi che devo spendere per il 6 li ho spesi per il mio MacBook Pro, quindi boh, ho fatto una cazzata, non lo so, però penso di no, perché comunque sia, se prendo prodotti in prova non è che mi serve un telefono da 700 euro come telefono principale. Comunque si va. Gear S, non mi dice niente perché tastiera incorporata nel tastiera touch. Nel telefono, SIM, boh, non mi è saltato di mente. Vabbè. Samsung ha finito. Acer Liquid YED, credo che si pronunci così, non ho i miei dubbi. Però vabbè. Poi Liquid Z500, a me gli Acer come telefoni non piacciono assolutamente. Asus ZenWatch, è una filosofia un po' strana, però boh, a me sinceramente non piace, poi sono cose personali. Poi Sony Xperia Z3 Compact, quello nuovo, l'Xperia QZ30. A me gli Xperia non piacciono tanto come design, ne ho provato qualcuno, non è che vadano proprio potenti, insomma un po' comoda praticamente, però comunque sia, se non andate di fretta vanno bene, no? Adesso io vi sto dicendo opinioni a caldo perché l'ho provato una volta al negozio, perché in prova non l'ho mai preso un Xperia. LG G3 Stylus, LG L bello, LG L fino, dicono fin troppo questi nomi, che però sono identici praticamente, almeno credo, da quello che ho visto. Poi passiamo ad Huawei, la mia marca, il mio brand preferito tra tutti questi, sì, devo dirlo, mi piace più Huawei che Samsung. Samsung fa una fotocamera spettacolare e Huawei davvero stupisce, perché ti dà un prodotto ottimo, dalle prestazioni decenti, molto decenti, design fantastico, materiali buoni, a un prezzo bassissimo, quindi diciamo che conviene. Ad esempio, sto ancora con l'iPhone, ho intenzione di prendermi un P7, anche perché se dovrò cominciare a prendere prodotti in prova, se sarà fra un po', non penso che sia una cosa intelligente spendere 700 euro per un telefono che non utilizzerò siano quasi mai, quindi alla fine non è che. Vabbè, ho presentato l'Asus Mate 7, molto grande, 5 pollici, design, vabbè, come sempre ottimo, davvero fantastico, tanto vi state vedendo le immagini che scorrono. Lettore di prove digitali posso suggerire, in pratica, vediamo fuori il telefono, qui tu basta che appoggi e si sblocca, non come ad esempio l'iPhone che devi tenere tenuto qui, o il Samsung Galaxy S5 che devi fare così. L'idea del Samsung Galaxy S5 non funziona tanto bene, quando ho fatto la mia videoprova è andato maluccio. Vabbè, P7 Snapper, non vedo che così si pronunci, vetro in zaffiro, è il solito processore, tutto quanto uguale, soltanto che presenta un vetro in zaffiro, niente di che. Io speravo in un P8, così l'avrei sicuramente preso al day one, se fai il day one. L'avrei preso sicuramente subito, perché se hanno adottato un buon design l'avrei preso subito. Poi Nexus MX4, molto molto performante questo sì, però di design
non è che mi piaccia tanto. I Nexus a me sinceramente non piacciono. E poi vabbè, a parte l'Android puro. Poi Wiko ha presentato il mondo praticamente, un sacco di cose a me non piacciono. E ne ho presentato tantissime, adesso non vi sto a elencare tutti, sennò durerebbe 20 minuti. Poi NGM Windows Phone 8.1, Harley Davidson, un bel nome. Praticamente un NGM con Windows Phone 8.1 sponsorizzato, spammato da Harley Davidson. In pratica il cofanetto, abbiamo un cofanetto con lo stemma della Harley Davidson. Vabbè, queste qui sono le news di IFA 2014. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su unboxing, recensioni e molto altro. Noi ci vediamo con col solito appuntamento con la WWDC del 2014, del 9 settembre, in cui verrà presentato sicuramente l'iPhone 6. Ciao!